primo tentativo per Marco Corella, vediamo un po' se riesce a farlo. Curva, secondo passaggio per Marco Corella. Cavolo, non me l'aspettavo. Ma neanche io. Come sono tirato? Fermi, no! Ma io mi giro già. No, se ne va via. Vai, 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 vai! Bravo! Anno speriamo di ritrovarvi nuovamente numerosi all'interno del campionato italiano velocità fuoristrada, e quindi vogliamo con le vostre cose così come eccola sono. Qua Veronica Bonnicelli sì. Poi purtroppo e quindi in prima posizione Gianluca Nigro. Bravo, bravo.
adesso non so se meglio, cioè, o finisce il pochino più alto, eccolo qua, quindi il podio. Allora, tutti ridenti. Complimenti. Due, tre, che e allora, ecco qui anche fotoricordo per il podio di A1. Silvio Peretto. Seconda posizione Alberto Gazzetta e Denis Cortese. Prima posizione per Paolo Gattoni. Quindi magari non si è parlato. Eccolo qua il podio di classe B1 con superfino più alto Paolo Gattoni, Alberto Gazzetta, Denis Cortese con Silvio Peretto, terza posizione. E il casco quello automobilista. No, Alberto Bonino rientra alle gare, quindi. Ok, quindi in prima posizione di classe B2 Riccardo Tonino. Dov'è, bravo? Eccolo qua. Ma io anche su per fare il fondo bulla. Classe M erano in due, ne è rimasto uno superstite, si aggiudica quindi questa speciale classe dei professori da moto Stefano Fioroni. E ci tengo a sottolineare che Stefano Fioroni è anche l'unico pilota presente che ha effettuato tutti i 12 Gran Premi qua a Veglio, chiamiamoli Gran Premi, le edizioni di Veglio. Due prima che rientrassero nel valore per l'italiano, quindi complimenti a Stefano Fioroni che si aggiudica la speciale classe M. C'era a titolo di cronaca anche Daniele Leito, poi ci sarà il podio, quindi tanti hanno già provveduto col gavettone e si sono portati avanti. Allora, in quattordicesima posizione, quindi un saluto a Filippo Martorelli che non c'è, immaginate via, tredicesima posizione per gli sfortunati Simone Parlamento e Sandro Monteleone. L'anno scorso podio, poi in dodicesima posizione la ragazzina terribile Veronica Bonicelli, che anche in questo weekend non si è sottratta dallo spettacolo. Al rientro quindi in undicesima posizione Alberto Bonino. Decima posizione per colui che ha percorso la Milanese in senso opposto, Emanuele Adriani. Dov'è? Bravo Emanuele, comunque per aver concluso in decima posizione. Nona posizione Gianluca Nigro, colui che ha dato l'inizio alle danze in tutti i sensi. Ottava posizione per Piero Luca e Giuseppe Artasensi, bravissimi, un bel weekend di gara. Scusa, ho nominato Targa, Giacomo Targa, perché subito la classica coppia invece era Giuseppe Artasensi, mi fa piacere trovarvi anche nel fuoristrada. Settima posizione Super Mario Girardi. Dov'è Marietto? Super Mario Girardi, sempre acclamatissimo da tanti tanti fans. Sesta posizione per Stefano Fioroni, complimenti per le tue 12 edizioni qua a Veglio. E saluti anche a tuo fratello Lorenzo da tutti noi, quindi un quinto posto, quindi l'avevo detto, entrava nella top 5 di questo 32esimo Veglio 4x4, se lo merita, veramente un grande applauso perché ha fatto un weekend estremamente bello e regolare, Marco Tonella. Grande! Occhio perché arriva, percorre la strada di qualcuno, che so, dopo andremo a annunciarlo. Quarta posizione e sono finalmente stracontento, lo dico, lui l'ho definito l'uomo copertina di questo 32esimo Veglio 4x4, macchina immagine, Silvio Peretto. E allora sì, adesso
Andiamo sul gradino più basso del podio, ma non per importanza, perché questo podio è importantissimo. Quindi in terza posizione riconfermano la posizione dello scorso anno, un weekend partito in salita in rimonta, ci hanno creduto sino alla fine Alberto Gazzetta, Denis Cortese. Denis, che mentre salutava si è dimenticato di togliere la mano. E allora siamo in seconda posizione. Lui si era presentato qui come l'uomo da battere lo scorso anno e era salito sul gradino più alto del podio. Era leader provvisore di campionato italiano dopo la prova di Sassello. Verosimilmente dopo il brivido di questa mattina, con una manovra al cardiopalma mai vista prima d'ora qua a Veglio. E andrà ad allungare anche in chiave classifica assoluta d'italiano, ipotecando il titolo 2018. Sto parlando di Super Paolo Telegattoni. E allora sì, andiamo. Occhio al gavettone, gavettone, lo facciamo qui sotto, cortesemente. Perfetto. E allora andiamo sul gradino più alto del podio. Io qui vorrei spendere ancora due parole di molto, molto importanza, perché è un giovane cresciuto tantissimo, per quello che dicevo Marco Tonella, occhio, perché sta seguendo queste tracce di questo ragazzo, con la sua esperienza. Ma parliamo di lui, lui che già qui ha trionfato 2 anni fa nel 2016. Quindi è salito sul gradino più alto del podio, ha già provato questa esperienza. L'anno scorso era lì di nuovo a lottare per il gradino più alto del podio, poi è stato relegato lontano dal podio per la sfortuna, una rottura. Quest'anno ci ha creduto sino alla fine, ha usato la testa e quindi ha pagato il risultato. E oggi ne abbiamo ancora la conferma che la pista di Veglio fa interpretata fino all'ultimo metro, ragionando e non solo schiacciando sull'acceleratore, il vincitore di questa edizione 2018, Riccardo Tonino. Eccolo qua, e il via! Vincitore del 32esimo trofeo Veglio 4x4, secondo trofeo Arcobaleno 2 Campionari nel decennale del Veglio 4x4, a distanza della prima vittoria di Benito Bertuzzi nel 2008, e lui il trionfatore meritato.